è tutto così, potrebbe entrare nella mia top 5 sentieri della vita. Ragazzuoli, buondì e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo in Alto Adige, siamo appena sopra Brunico e siamo venuti qui all'evento di Gonatz. Tantissimi brand, Smith, e proveremo questo bellissimo casco integrale, super leggero tra l'altro. Poi c'è Boa che ci ha fornito queste bellissime Crank Brothers, la versione trail appena uscita, in questo caso SPD. E ovviamente proveremo i percorsi del bike park di Kronplatz. Non ci sono mai stato, non vedo l'ora. Mi hanno detto tutti che sono una bomba. E infatti adesso partiamo, andiamo a settare la bici e cominciamo subito a girare. Come vedete sono in una bellissima stanza della nuovissima guest house dell'Alpine Hotel. Questa è praticamente la prima volta che viene utilizzata questa stanza ed è veramente bellissima. E devo dire che sia ieri a cena che stamattina a colazione ci siamo trovati da Dio. Infatti mi spiace che staremo qua solamente per due notti. Detto questo, raga, sono in ritardo, andiamo. Eccoci. Mai visto porta bici in una cabina via così? Cioè, in realtà la cabina via è bella spaziosa, quindi la bici sta dritta, potete venire anche con un treno di bici, che tanto. E niente, dai 20 gradi ai 12 in 10 minuti. Che frio, ragazzi. Oh, oh. Madonna, che rischio abbiamo già visto. Quanto tempo era che non facevamo una bella discesina, e soprattutto un po' di bike park. Ma che bel flow che c'è qua, con le curvette, le belle raccordate giuste. Bellissimo lì sopra. Questo secondo me è un super flow perché le curve sono raggiate perfette e riesci a divertirti. Allora, è bello, bello allegro. Sono proprio fatte bene queste curvette. Spettacolo. Adesso comincia a essere come piace a me, col boschetto e non solo tutto aperto. Guarda, dico, perché col giusto flow che ti diverte sia andando piano, anche quando vuoi mollare un po' i freni senza essere impiccato da dover fare troppo management con la velocità. Non mi veniva modo migliore per dirlo. Madonna, ma che figo! Mucche! Poverina, si è cagata addosso. Oh, queste cose qua cominciano a piacermi. Un po' di radicine. Adesso comincia ad essere un po' più interessante. Però mi sembra proprio una bella progressione. Cominciamo con un po' di saltini. Ma che bomba! Poi terreno top con la terrina qua, che proprio ti dà la fiducia. Madonna, ma che robetta! Sono già esaltato. Panettoncini. Attenzione, la chiocciola, questa mi sembra familiare. Abbiamo l'ultima sezione gas e trail con la jumpline nuova di pacca. Ovunque belli questi qua, però Madonna, perfetti.
come il burro questi erano. La vite, la vite, la vite, come dice Erwin. Che cosa stanno facendo qua? Ah, i droppettini, belli. Altro giro, altro regalo, adesso trail con un bel po' di salti, quindi non è proprio il nostro. Ma adesso noi andiamo a fare gli spettatori. Ah, qua comincia ad essere un pochettino più natural. Bello. Andiamo a vedere com'è questo trail. Comincia già ad essere un pochettino più ripido, eh. Vediamo un po' questo saltino da sarà 8 metri. Sì, 7-8 metri sicuro. Yeah! L'altro provato. Fighissimo. Sa che torneremo più spesso a Cronflasso, come questo presentimento. Poverino Jan sta morendo dentro in questi momenti, vorrebbe andare alla sua natura e invece tocca andare con noi a uno all'ora. Oh la madonna, che compressione, che curve, che figata sto pezzo. Aspetta. Proprio shapeato da paura su trail. Che spongiosa. Questi micro gradini qua sono quelli che ti danno la soddisfazione, perché sono proprio facili, ma li fai a bomba e dici wow, come sono forte. Attenzione, tecnico, rocce, radici. Ah, lì si poteva tagliare forse. Un bel bivacchino, sembra comodo. Facciamo riposino qua? Sembra comodo dentro, hai visto? Io voglio entrare nei tuoi video, io sono l'amica di Ando. È tipo la nostra camera d'hotel. Esatto. Come comfort. Comunque se non l'avete capito, siamo nel museo di Messner. Sono un po' di dipinti, un po' di cose. Ma quando vedi l'attrezzatura che usavano una volta per scalare le montagne, fa sempre molto effetto, secondo me, fare certe cose con delle normalissime corde praticamente. Qua c'è una successione di chiodi che venivano usati per l'arrampicata. Cioè, guardate che attrezzatura. Cioè, roba che vedresti in un cantiere ormai. Mamma mia, che sviluppo. Qua i primi moschettoni, qua altri reperti, scarponi, vecchie racchette da neve. Cioè, guardate che roba, dei contorni di legno con delle corde. Sì, vabbè, ma questo, i libri tagliati e scolpiti a montagna, bellissimo. E poi ragazzi arriva lui, il Pervitin, che lo conosciamo dalla seconda guerra mondiale, che dava un po' di carica ai ragazzi qua, ai boys. Ho seguito i consigli di Erwin Schivasser, grande mentore Erwin di queste cose tipiche. Insalatina, no, vabbè, faccio solo questa. E nel frattempo si è aperto anche un po' il cielo, è passata la perturbazione e guardate che spettacolino. E niente, adesso andiamo a fare trail dell'Ernia, perché è 8 km e 1400 di dislivello. Poi raga, una roba che non vi ho detto prima è che qui sono molto attenti anche alla musica nel riding, quindi se voi scansionate questo codice QR su Spotify avete la playlist che riguarda il bike park e non solo. Vi potete anche avere l'accompagnamento musicale durante le vostre discese, magari solo da un orecchio. E niente, andiamo a fare questa discesa lungherrima dopo un pranzetto leggero, niente grassi, roba healthy food. Boop, boop, boop. Che fatica!
così proprio. Ah, ma che figata, ci hanno fatto pure la foto, ragazzi. No, non si vede che dobbiamo fare gare di DH e mettere le ruote perfette nei posti puliti, senza sporco, senza... Figo. Madonna, che bello. Se è tutto così potrebbe entrare nella mia top 5 sentieri della vita. Vabbè. Settore, cazzo, questo è proprio il giusto mix, lo spaccato che ti dà la soddisfazione dell'animale. Io amo. Spettacularis. Ti hanno appena detto che c'è un gallo cedrone che attacca le persone qua sulle piste, sia in estate che in inverno, il che molto interessante, non l'avevo mai visto una cosa del genere. Vai proprio da seghina, come diciamo noi. Wow. Sì, vabbè, ma sta sezione me la sognerò stanotte. Madonna, madonna, che bomba a mano. Sì, vabbè. Poi qua. Merda! Che sgheppo ha fatto! Sì, vabbè, ma che sgheppo era quello lì! Bellissimo! Ma questo pezzo mi piace! Qua no! Mi sono scagato per niente! Oh. Oh. Ho rischiato la vita! La madonna, che allargamento. Dai, hai speed veramente qua, se molli. Intanto questo video sarà tutto, no ma che figata, no ma che figo, no ma bomba. Però in realtà siamo tutti così in questo momento. Più che altro, cioè, è concepire il fatto che ci sia una discesa di 8 km che è tutta così. È quella la cosa che mi manda fuori di testa. Che bomba, ragazzi. Tutto il giorno starei qua, tutto il giorno, 3-4 massimo, perché dopo mi sa che... E adesso si ritorna su, ragazzi, di nuovo cabino via e ci rispostiamo nell'altro versante. È finito il riding, ragazzi, girettino della zona relax con la piscina sia interna che esterna. E ovviamente c'è anche bagno turco, sauna, ma io direi che vado più sull'acquatico qui che sul calor della sauna. E vabbè, ma di cosa stiamo parlando? Che bomba! Sarò qui fino alla fine dei miei tempi. Adesso come aperitivo, Martin, piccolissimo, a Fantes, che si sul gruppo, però questo lardo è devastante, ragazzi. Vedere i due video, due foto, ragazzi. Wow, wow! No, ma non si crede. Sembra un po' dura, a vederla così, sta carne. Vabbè, certo, ho visto.
nella Semisdowskia. No. E ci sono anche delle verdure, ragazzi, eh. One eternity later. E un buongiorno così, ragazzi. Secondo giorno qui a Kronplatz, al bellissimo Alpine Hotel. Purtroppo siamo svegliati con il terreno bagnato. Ci sono ancora un bel po' di nuvoloni in giro. Abbiamo già fatto colazione, tra l'altro super colazione. Gli altri dovrebbero fare, penso, un tour in cresta, molto turistico, molto easy. E io invece volevo continuare a girare in parco, ti dico la verità. Vediamo, vediamo. Qua che si sta aprendo tutto. Let's go. Mila all'ora. E qui ci facciamo l'Airsteig Trail. Diciamo che ieri ho parlato col proprietario dell'hotel sul fatto che qui i nomi dei trail sono molto tedeschi e quindi faccio un po' fatica a ricordarmeli. Però molto molto figo. Ritornati al nostro Alpine Hotel e adesso in teoria ci sarebbe anche il servizio lavaggio bici, ragazzi, che sfrutterò molto molto volentieri. Ah, ma che figata. Effettuare il prelavaggio utilizzando la posita lancia, applicare il bike cleaner. E quindi, ragazzuoli, finisce qui questa bellissima esperienza qui a Kronplatz nel bellissimo Alpine Hotel, che ringraziamo per l'ospitalità, super figo, il servizio, le camere, vabbè, la piscina, una bomba. Spero che torneremo sia qui ma anche sui trail, che sono fantastici. Ringraziamo anche i ragazzi di Gonaz che hanno organizzato questo evento e spero che riusciremo a partecipare anche a molti altri eventi, perché è stato veramente molto molto figo scoprire nuovi posti, nuovi bike park, nuove persone, insomma è sempre molto bello. Detto questo, ragazzuoli, se è la prima volta che arrivate qui iscrivetevi al canale, fatemi sapere cosa ne pensate, magari fatemi sapere se non ho fatto alcuni trail o se avete dei consigli su dei trail che nascosti, roba particolare sul bike park che sarebbe figo magari fare. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.